Buongiorno, la Vax Eterna, sono Stefania, posso esserle utile? È come se di colpo la ceretta avesse preso vita e adesso in questo momento proprio mi sta aggredendo la gamba. Non si preoccupi, signore, il nostro assistente legale la contatterà subito. Lei non si rende conto della gravità della situazione? Io non lo so se ce la farò ad arrivare viva in fondo a questa storia, vedo solo l'amputazione. Non mi urli nel telefono, anch'io ho dei problemi, ma non telefono agli sconosciuti urlando. Le è mai capitato di innamorarsi di un quindicenne? È un incubo, sa? C'è sempre qualcuno che sta peggio di te. Scherzavo, ovviamente. Sempre più piano. Andate su un la lezione è finita. Grazie. Scusa, stai, scusa. Scusami, scusa. Maurizio, scendi subito dalla mia macchina. Stai, perché non facciamo un bambino? Maurizio, per poco non ci rimango secca, ti ho detto di scendere dalla macchina! Adesso! No, io ti amo e rimango qui fin quando non mi dai un bacio. Dammi un bacio, Stefano, dai, ti prego, dammi un bacio. Bravo, resta quanto ti pare. Facciamo due passi? E tu che fai? Un istituto professionale, sono al secondo anno. Mio padre dice che così almeno avrò un lavoro. Non so, io non ho così tanta fretta di finire in officina ad avvitare bulloni. Bellissimo. Cyrus, un mio amico. Una volta facevamo pezzi insieme, poi l'hanno beccato e ha smesso. Pezzi? Sei un musicista? No, un writer. Sai, bombolette, muri, gente che si incazza, quelle cose lì. I treni sono il massimo. Qualche volta di notte entro in un deposito, scelgo il vagone giusto e faccio la mia cosa. Poi la mattina dopo passo alla stazione vicina e aspetto. Aspetto il mio treno. Adesso penserai che sono un teppista, che va in giro a rovinare le proprietà altrui. E invece stava pensando che in fondo non c'era niente di strano e niente di sbagliato ad essere lì con lui. E camminargli accanto, e ascoltare i suoi silenzi quando non sapeva cosa dire, e vederlo non far niente quando non sapeva cosa fare. E Ilaria disse: e poi? E poi niente. L'ho accompagnato a casa e io ho preso un taxi. Niente bacio? No. Brava, meglio così. Invece Misha a me ha infilato 20 centimetri di lingua in bocca quando ancora non sapeva come mi chiamavo. Misha ti ha baciata? E lo dici adesso? Tu lo sapevi? Beh, ha tappezzato tutta la palestra con la notizia. Solo tu che sei su Plutone l'hai mancata. Ma almeno questo Misha è maggiorenne. Non deve farsi firmare la giustificazione dai genitori. Va a votare, insomma, è uno normale, no? Beh, no, normale non è proprio la parola adatta per Misha. Comunque, non puoi dire che lo ami finché non l'hai baciato. E se lui non avesse nessuna voglia di essere baciato?